Nonostante i numerosi vagabondaggi che spesso compiamo nel corso della nostra vita per svariati motivi, la terra d'origine, come si sa, rimane nel cuore. E allora oggi voglio parlarvi brevemente delle mie Marche e dei Monti Sibillini, che devono il loro nome alla profetessa Sibilla, la quale nel corso del tempo è divenuta fata, maga, diabolica strega a seconda delle diverse interpretazioni. Secondo la leggenda, la Sibilla appenninica sarebbe legata al tipico ballo popolare marchigiano, e cioè al saltarello. Si narra infatti che di notte le ancelle della Sibilla raggiungessero i giovani del luogo per ballare con loro proprio il saltarello, e c'erano dei segni tangibili del loro passaggio, in quanto al mattino si ritrovavano dei cavalli sudati, affaticati, con le criniere inspiegabilmente intrecciate. Ma nella realtà il saltarello veniva ballato al termine dei grandi lavori agricoli annuali, dunque la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia e la raccolta delle olive. Erano momenti di grande convivialità e di grande festa, in cui i ragazzi avevano modo di incontrare le ragazze che per una volta si lasciavano andare e abbandonavano l'abituale rigidità. Poteva davvero accadere di tutto. E in effetti il saltarello non fa che riprodurre su un ritmo incalzante sulle note dell'organetto il corteggiamento e le varie fasi di una storia amorosa. Ma allora qual è il significato della leggenda? Se ci pensate a fondo, la Sibilla non fa altro che impartire una lezione di seduzione ai giovani del luogo. E in effetti dalla seduzione nasce poi il matrimonio, e dal matrimonio scaturisce l'inserimento del giovane all'interno della società di riferimento. E allora oggi voglio brindare alla tradizione, che è qualcosa che ha un valore veramente inestimabile, che dovremmo ricordare più spesso e, perché no, farlo con un velo di orgoglioso compiacimento. Prosit!